Questo è il primo qua, vero? Sì, quello da quella parte, da più in là, più in là. No, no, questo è il primo. Aspetta, fammi chiudere il tettuccio. Vado in rampa 5. Ok, sono partito. Cosa l'hai? Ah, dobbiamo fare cose serie allora. Sì, vabbè. Allora. Manca solo la cavalcata delle Valchirie di Wagner. Sì. Non ci sono, non si possono montare le casse come in Apocalypse Now fuori, no? Per la guerra Si può. psicologica. Ogni tanto si abbassa l'audio. Ok, allora faccio un'ultima cosa. Arrivo, Perché si abbassa l'audio di eh? Discord? Succede anche a voi? Sì, insomma. Prendi tutta la lunghezza, Ruby. Punta proprio verso la prua della nave dritto. Infatti. Sono entrato anch'io, cosa avete caricato? 3 information and refueling. No, intendo rearming. Non ho capito. Aria terra, abbiamo messo come si chiama? I Maverick Laser, perché l'idea è quella di laserare per altri. Ah, ok. Io ho messo dei razzi supplementari. Ok, Ok, allora, adesso arrivo faccio sulla. un cold start rapido e Vai, poi. Mettete vai, 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 vai,
far riesplodere, lo so, io me ne metto. Fate. Già fatta. Sì. Incredibile. Incredibile. Non ci posso fare. Hai visto che armato, eh? Grande. Tutto sto fumogeno qua. Ha fatto tutto il fumo, ha fatto tutto il fumo. Sì, allora, dai. Adesso lo tocco io col pettinatore. Ok, allora sono pronto per andare in live. Stop, vado in live. Ok, un attimo solo. Buonasera piloti, benvenuti in un'altra diretta Lore Air, benvenuti a tutti. Ed eccoci qua sul Training Information and Refueling Caucasus. C'è un fumone stasera che è una cosa bruttissima. Con noi questa sera in ordine sparso abbiamo, ve lo dico subito, allora abbiamo, e così li salutate anche i nostri, abbiamo Zeus, Roby 5-4. Ciao a tutti. Armi. Ciao. Leonardo Pardo. Buonasera. E MacDactor. Ciao a tutti. Allora, in vista della missione domani sera verso le ore 21, a partire dalle ore 21, diciamo che facciamo un po' di voli di allenamento. Intanto chiedo MacDactor e ad Armi se sono qui. No, ma Armi, allora, MacDactor è appena atterrato e ha preso contro un... Ero appena ripartito, ma non è che... A te? No, ecco. Armi, a te? Ha picchiato con l'unico che doveva partire con me. Ma che c'è il bersaglio? Non è che c'è il bersaglio della... queste sono le cose belle. Allora. Io sono terra ancora. Vabbè, allora, Armi... Armi, sì. Facciamo una cosa, io mi disarmo completamente come si chiama, dai miei, dai Maverick che ho messo su, Pylon, quindi io laserò per te o per voi, a seconda di chi vuole
Ok, quindi prendi un altro aereo e cominciamo l'accensione in modo da... io lasero per te, ok? Che è una cosa che faremo, eh? Una cosa che faremo lunedì, perché può essere interessante, può essere utile, ok? Allora, intanto fai il ritiro. Io cambio... no, devo cambiare... Devi cambiare aereo, sì. Vediamo se mi fa il ritiro da qua, tanto è solo il... Solo il muso. Scusa, è dicono tutto, sì che è bello grosso, comunque va bello lo stesso. Okay. Allora parto da Kutaisi, no, parti da qui, partiamo da qua. Volevo dire questo: metti i Maverick Laser, che sono i più semplici, no? da configurare per questa cosa, e basta. Se vuoi puoi anche non mettere proprio il TGP, ok, quindi proprio così siamo sicuri che vai alla cieca, quindi io miro per te, colpisco per te, cioè, scusa, non colpisco, illumino per te, ok, e quindi domanda. Dovrebbe funzionare, dimmi. Intendi Fox, il Maverick Fox o gli è? Dovrebbero essere, aspetta, te lo dico subito, Ground Crew, Rearm e Refueling, così le vedi subito, sono i Air to Ground, Mavericks e Laser. Ok. Yeah. Quindi codici, okay. I codici... Sono intenzionati a seguire la lezione, Lorenzo. Sì, certo. I codici, lezione. Cioè, io faccio quel che posso. Comunque, i codici ve li comunicherò in volo. Sì, vediamo se... No, ve li comunico prima, dai, ve li comunico prima. Però mi piace che, insomma, facciamo questa cosa un po' diversa dal solito. Si cambia veloce, quindi... Sì, si cambia velocemente, ma... Perché lunedì andremo proprio a fare alcune operazioni di questo tipo. Quindi è bene impararlo. No, comunque mi piace molto l'utilizzo del gimbal, della telecamera, del puntamento, però appunto l'ultima volta che ci avevamo provato avevo attivato il laser, funzionava tutto, però non riuscivano ad agganciare cioè i Maverick dell'altro aereo non vedevano il mio laser. Certo. Adesso facciamo l'allineamento, poi quando avete l'aereo acceso completamente mi dite qualcosa e vi faccio configurare i Maverick. Intanto mi guardo un attimo qual è la direzione. Andremo su Poti, sempre che ci sia qualcosa. Anzi no, andiamo qui, guarda. Ok, andremo in questo punto qui, quindi prova 091. Facciamo intanto l'allineamento. Intanto vediamo se qualcuno si è collegato su Twitch in modo da poterlo salutare. Iena TV, buonasera Iena, buonasera anche a te, benvenuto. Anzi, mi faccio anche vedere stasera, sono questo qua, c'ho anche la maglia gialla. La maglia gialla perché stamattina sono andato a fare una camminata. Io non me la sono ancora lavata, quindi sono ancora puzzone. Va bene. E con questo... Ma infatti... Hai sentito qualcosa? Hai sentito anche te, è vero. Sì, un pochino. Un disturbo del microfono. Va bene, che forte. Allora, nell'odore di ascella pezzata. Perché bravo, quella di Franchino. Non so se ve la ricordate. La ricordate quella di Franchino? Vabbè, no. Quella di... Non era quella di Fantozzi. Di Fantozzi, bravo. Sì. Quando vanno in spiaggia. Bravo. Spiaggia. Che vanno a recuperare vanno a pescare i topi. Vanno a pescare, e lui dice: a me personalmente la zuppa di topo mi è sempre piaciuta moltissimo. No, no, dice la zuppa di pesce ratto. È una delle mie preferite. Bellissimo, ragazzi. Ma questa è cultura, questa è cultura, ragazzi. Domanda al volo. Allora,
Sì. Nella zona sensor, diciamo sulla destra, dove ci sono sì. le varie levette. Sì. Allora c'è l'LTDR che è il puntatore. Sì. LSNT. LST, NFLR, che cos'è? Allora, questo qui, non lo so, mi devo informare. Comunque, ti voglio dire questa cosa, che ti può succedere che quando tu laseri, ogni tanto lo switch che è LTR slash R, da ARM passa in safe. E okay. quello lo fa ogni volta che finisce di fare Bravo. La serata, bisogna riattivarlo. Bisogna riattivarlo. Questo qui, questo qua mi informo, ti faccio sapere meglio che cos'è. Comunque questo qua va messo su on. Io credo che sia proprio la possibilità del trig. Proprio, capito? Cioè quello abilita il trig, se non sbaglio. Quindi così. Allora, come siete messi? Avete fatto l'allineamento? Sì, pronto per la partenza. Devo accendere il mio pochi secondi ancora. Ok, vi aspetto. Io mi porto in rampa, vediamo se ora. Funziona. Sì. Ok. Io sono pronto. Ok, Witchox. Witchox remove. Ok. Allora. Ok. Allora, cosa faccio? Muovo anche io, non so, ditemelo. Io direi che tu sì, perché tanto a 1-1 sì, giusto. Allora, io è meglio che mi porti sulla zona. Allora, la zona di interesse, ve lo dico subito, è la zona. Dunque, c'è qualcosa che non va. Scusate un secondo. C'è qualcosa che non va con... No, va. C'è una discrepanza fra ciò che leggo sull'HUD. Oh mamma, se ne vado. No, da. Oh mamma mia. Oh madonna. Ok. Allora, c'è una discrepanza fra quello che leggo sull'HUD. Ecco, vedi, mi dice di mettermi prima più in qua. E quello che invece è. Boh. Vado io in rampa numero uno. Sì, vieni. Allora, chi mettetevi sulla rampa, riprendetevi tu. Prendetele tutte. Io sto andando alla 1. Allora, sì, io sono la 2. Ricordatevi che può partire la 1 e la 4, la 1 e la 3, o la 2 e la 4 contemporaneamente. Una volta provato. Convergenti, se no. Io okay, provato. Infatti non mi dà. Se no ci si abbraccia subito dopo. Sì, io mi sono schiantato tante volte. A me fa l'indifferente l'omino sulla 3. Sì, ma aspettate, quando fa così basta aspettare, perché appena si muove uno che parte l'altro, lui si mette a abbracciare. Non dobbiamo chiedere... Allora, se fate F10, tanto per capirsi, se fate F10 vedete poti certo. Sì. GG17 Golf Gold 17. Io vi porto su GG19, che sono due quadrati più su. Lì c'è la foce di un fiume. Sì. Vedete che c'è lì alla foce di un fiume. Io cioè proprio più a nord di dove sfoce il fiume, ma proprio lì. Ci sono dei mezzi. Bravo, dove c'è quell'isoletta, un pochino più a nord ci sono dei mezzi, lo so perché ce li ho messi io. Quindi andrò a laserare quel punto lì, ok? Quindi ci troviamo lì sopra, la prua, tanto per capirsi, la prua che dovete tenere per arrivare in quel posto, è 094, ok? Quindi ci troviamo laggiù su 094. Io mi porto a 20.000 feet, voi state più bassi e io lasero, ok? Ok, mi riesci a dare giusto delle coordinate anche sommarie? Sì. In mezzo agli alberi ci sono gli obiettivi. Tanto sull'F10 me lo puoi dare. Sì, coordinate circa fittizie sono, vediamo un po', 42 gradi. Sì.
23 primi, 52 secondi nord, okay. 41 gradi, 33 primi, 18 secondi est. Ok, se mi imposto il quei voi te ne ridico, eh? No, ce l'ho, me ne sono scritto. È giusto per andare a capire dove è la zona. Allora, ragazzi, io decollo, così do la possibilità anche a tutti gli altri di decollare, così almeno... Wow, tre. È un parte di... Allora, le. Ok, grab. Flaps up, ok, io vado. Perché sono... nel frattempo stavo su F10 e mi è andato avanti l'aereo. Faccio manovra. A me non danno segni di vita questi. Prova a chiudere il. Mi sposto. Com'era F8 Green? Com'era il comando? Salute. Salute. Requisite no, requisite lancio. The West Lunch. Chiesto. Vado in due. Catapulta 4, io decollo. Perfetto. Vai. Ok. Allora, signori, quando siete decollati, vi do due indicazioni, eh? Allora, SI, scusate, metto l'HSI così posso anche fare eventualmente delle cose. Allora, io sono completamente disarmato, mentre voi non dovreste avere il FLIR, giusto? Esatto, noi ci abbiamo il FLIR. Io non l'ho montato. Vabbè. Bravo. Allora, adesso ti do il codice laser code 1655. Enter, l'altro codice 1655 enter. Ok, quindi due codici, il codice da inserire è 1655. Quindi voi troverete il mio segnale su 16, il mio laser su 1655. Ok, quindi io sto andando nella zona operazioni. Allora, io sono per prua 091, vediamo un po' se vado giusto, dovrei andare giusto. No, devo andare per prua 103, via. Sono 11.000 feet. Che laser mi... laser mi fa così. Bello il radar che mi fa così. Sono a 12.000 feet. Domanda. Sono in partenza. Vai. Se li prende tutti, basta metterne uno, poi se li prende su tutti e quattro. In che senso? Non capito. Bisogna mettere per ogni missile, basta, bisogna fare step. Dici le coordinate? Le coordinate. Cioè, scusa, il 16. Il codice 1. No, lo devi mettere, devi controllare che sia stato messo per tutti, quello sì, fuori sì. Discussione. È andato in automatico. Qua era 09 1655. 1655. Il codice. La prua. La prua in questo momento io ho 103. Che è successo? Perché? No. Che è successo? Sei cascato. Ti ha tolto il canopy. No. Sì. Non l'hai chiuso bene. Come no? Hai fatto il getti sul canopy. Se lo fai chiudere bene a volte succede. Non è che vi lasciate dentro. Ma avevi cabrio forse. Sì, infatti. È più bello. Lo volavo stesso. Ok. Decollo ora. Allora 095.
Ma cosa? Il codice 165 No, la prova. 095. Sì, va bene, anche 0198. Il codice Mi sono come lo disceso. metto? Il codice, tu accendi il FLIR. Scusa, Devo accendere lo FLIR. sì, no, scusa. Scusa, come ho Accendo detto, Maverick. accendi Maverick. Accendi Maverick. A un certo punto, in basso a sinistra, cliccando ancora sulla scritta MAV, metti su Air to Ground e Sì, poi anche su. ok. Ok. Sì, c'è un codice, cioè adesso che deve inserire il codice. Perfetto. E Inserisci il codice? sul tasserino? Sì. Ci metti code, vedi? Ci viene, ci vengono sui pallini, ci viene code. Aspetta, accendo il tasserino. Devo ricordarmi che ho il FLIR sulla sinistra. Uno, sei, otto, cinque. 1, 6, 5, 5. Cinque, enter. Errore, perché? Ah, code, aspetta. Uno. Devi mettere i due punti, devi mettere. Sai che c'è il puntino con scritto code? Code. Sì. Uno, sei, cinque, cinque, enter. Perfetto. Ok. Allora, che velocità sei? Sono a 392, beh, ho il Mach 083. Ok. Adesso sono quasi in zona. Sono quasi in zona, quindi adesso viro. Mi rigiro e dovrei. Non ho mai usato questo. Quindi adesso che devo fare? Adesso, allora, adesso cosa devi fare? Adesso devi andare in zona operazioni, mettere quello schermo lì, no? Su, aspetta, mettere quello schermo lì su. Display. Fai menu map display, ce l'avrai Sì. sulla destra. Ok. Quello del Allora. Maverick o quell'altro? Quello è? Con lo schermo di destra? Sì. Ok. Quello del Maverick, quello dove c'è Ah? scritto il codice, dove c'è quella Sì? specie di più. Ok. Sì? Ok, Faccio menu? grazie. Fai, sto dicendo? Fai, no, no, non vedo Map io, però display. comunque. Se fai menu, ci Sì. avrai in alto a destra Map display, Map Ok. UI reply, Sì. e ti esce la schermata, quella del Maverick, con il puntatore, la X e il codice sopra 1655. Sì. Ok. Stai a posto. È a Ah, posto. già, già. Ah, ok. Sei a posto. Attiva l'air to ground, arm il Sì. Maverick. È già Allora, attivato. non Quindi c'è sono pronto quanto. per il lancio. No, ancora no, perché MAV mi dà una X. Sì, perché lui Sì, quando no. inizia a vedere il laser, L'obiettivo, te ne ok. accorgi sull'HUD che c'è un triangolino che ti punterà al bersaglio, tu lo metti in uncaged Bravo, e sì, lui lo metto. punterà da solo il Vedrai un laser. quadratino, come l'altra volta che facevamo la stessa cosa con come si chiama? Con JTAG. il JTAG, capito? Funziona come il JTAG, solo che il JTAG oggi sono io, capisci? È lui l'omino che punta oggi. Sì. Quando voi siete in zona, voi mi dite Lorenzo, lasing, e io lasero, capito? Che lusso, che comodità. E a quel Io punto comunque c'ho lì, freddo, io a quel punto lì, capito? Oddio, l'ho perso. No, ho sai che fatto c'è la maschera mi della scherzo. Sweden. Non ci credo, l'ho perso. Pace, devo Guardate, rifarmi. dove sono io, qualche. L'avevo bello preso. Allora, vado qui. Faccio così. Vedo se ne trovo un altro. Lì.
Benissimo. Preso. Adesso voi mi dite quando volete, mi dite Lorenzo lazing e io, lazing, capito? Aspetta che arrivo perché mi mette i codici e tutto quanto, sto a good auta. Armi, quando vuoi. Sì, scusate, stavo prendendo il caffè. Non c'è problema. Poi la sigaretta. Perché c'ho carburante. C'è... Autopilota, autotrotto, sto facendo tutto lui, non sto facendo niente. Questi vizi da pilota civile. Sono... Allora, sì. Io sono a 15.000 feet. Io dovrei essere più o meno intorno ai 35, alle 35 miglia di distanza. Ok, io ce l'ho puntato proprio tranquillo, lo tengo lì. Ti avviso intorno ai 20. Sì. Perché non so se... Inizia la serata ora. Più che altro quanto tempo dura? Perché... Allora, io il laser in questo momento ce l'ho manuale. È chiaro che più tempo me lo fai tenere acceso, premuto, più probabilità si ha di, come si dice, di... Ah, non c'è un tempo limite, quindi, che a un certo punto scade, tra virgolette. L'importante è che tu lo veda per tutto il tempo. Sì, io lo devo vedere per tutto il tempo. Finché io lo vedo, non c'ho problemi. Quando non lo vedo più, problema sussiste. Per dire, adesso comincio a non vederlo perché sono sulle nuvole, ma questo è un altro problema ancora. La prua vado bene? Io sto su 96. Sì, va bene, va bene. Per esempio, adesso io ce l'ho sulle nuvole, io spero che il laser non... Se funziona come il FLIR, penso che non sia un problema. Non dovrebbe essere un problema, vero? No, in teoria il laser con le nuvole è un problema. Il FLIR non dovrebbe essere un problema, solo che qui lo è. Non, ok, non allora è speriamo problema. Che... guarda, faccio una virata più stretta, vediamo un attimo se vengo fuori dalle nubi. Ho perso il puntino, dove è andato? Sono a 14.000 feet. Dimmi quando devo laserare. Sono ancora a 28, me lo sto prendendo con te. Con te, quindi per me non c'è un problema. Sei in formazione con me? Ma grande! Ok, ma te ce l'hai Maverick su? Allora, se volete io lasero, io lo vedo, è lì, non si muove. A questo punto se non c'è il limite, lasero. A te quanto sei dall'obiettivo? 25. Allora aspettiamo un attimo, dai. Allora, l'importante è che lo metti su Trig e poi Mark. Sono le due impostazioni che devi avere. Mark, quello che mi mancava. Scusa, questa pure a me mi manca. Eh no, è per, perché il mark dovrebbe essere quello visibile da tutti gli altri, in teoria. Lo dovresti poter vedere anche con il night vision, con il visore notturno. Dovresti vedere proprio da dove parte il laser e dove arriva. Metto un po' la velocità. Chi è quello che è con me? Leonardo Pardo. Leonardo Pardo! Leonardo, poi dobbiamo imparare insieme il rio, Visto che mi credo. Okay. Lo faremo insieme, perché io lo conosco poco, mi piacerebbe tantissimo imparare. Sono a 21 miglia. Ok, 21 miglia. Intanto prova a vedere, guarda, io provo a laserare, vediamo, 21 miglia, prova a laserare, vediamo un attimo se tu vedi qualcosa. Vedi qualcosa? No. Ok, ti faccio avvicinare. Tu quando sei a 10 miglia me lo dici che io lasero, ok? Grande Leonardo, guarda che formazione. Ho perso.
mi sono staccato un po' perché hai paura che colpiamo te, eh? Va bene, Ganza. Ok, io mi trovo a 7 miglia dall'obiettivo. Voi non conoscete l'obiettivo. Io sto andando più o meno in direzione del... Della foce, sì. Bravo. Ho preso più o meno come riferimento la punta. Io sto alla tua sinistra, sto arrivando. Ah, ok. Sì, arriviamo praticamente. Ho fatto la virata troppo stretta, ho perso di vista... Guarda, stringo un attimo, giusto per... Stringo un attimo, per così... 80 secondi al... Quanto? 80 secondi al raggio di azione, in teoria, se prendiamo come forza. Ok, allora io comincio a laserare... Aspetta, adesso. Che dovremmo vedere? Dovreste vedere sulla croce, che c'è lì, dovreste vedere il un punto quadrato. Okay. A quel punto lì vuol dire che... Vederlo... Allora, il Maverick si è... L'ho messo in kid e si è fermato in un punto. Perfetto. Lui lo sta puntando al momento. Ok. Spara. No, sono ancora lontanino, 12 miglia. Mi serve ancora... Ok, quando sei a 10 miglia puoi lanciare. Se me lo dà, sì, con piacere. Devi venire fuori in range. Eccolo! Vai. Ma blocked. Vai. 20 secondi. Perché sto per entrare dentro le nubi, eh? Perso. Tra un po'. Riagganciato. Io ho il clear, magari posso laserare anch'io, almeno se lui è in nuvole possiamo fare un sacco di turno, no? Lanciato uno. Aiuto, speriamo un bene perché sto andando sulle nuvole. Mannaggia. Infatti uno se n'è andato per fatti suoi. Parapapà. Ce l'ho ancora agganciato, eh? Io sto laserando. Adesso sto venendo fuori dalle nuvole. Perché vedi anche mettere le nuvole. Ecco, adesso comincio a rivederlo. Ok. Adesso puoi colpire. Sembra che stia andando. Sì. L'ha visto. L'ha visto? Sembra di sì. Muy bien. Lo sta puntando, ok. Lo becca, su. Boom! Preso. Hai visto? Orco mig in decollo. Abbiamo beccato proprio l'unico. Sono suscettibili. Io ho la X che fa avanti e indietro, destra e sinistra, giusto? Sì, finché lui non vedrà il bersaglio continuerà a scannerizzare, tra virgolette, a cercare l'asino. Ok, ci sono mig in decollo, ragazzi. Sono quattro. Allora. No, Zeus. Ce l'abbiamo dietro. Io mi metto in aria. Ok, allora, aria. Andiamo in modalità air to air, ragazzi, pronti a ingaggiare. Comunque vedi che ha funzionato, hai visto? Sì, sì. Hai visto Ganzo? Cavo il mark. Sì, no, è figo, perché uno sta alto. Uno sta alto e gli altri al buio possono volare bassissimo. Sganciare solo quando stanno davanti. Qualcuno si è intelloccato? No, ancora no. Ragazzi, non facciamo come l'altro giorno che ho tirato giù uno dei miei. 27 miglia ce l'ho. Urco, ragazzi. Non li vedo molto sicuro. Ragazzi, ce ne sono un casino, stanno arrivando su di noi.
ho lanciato uno. Eccoli, 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 eccoli. Bloccato. A me hanno bloccato. Ci stiamo in mezzo. Che? Mannaggia. Oh, ecco. Per cui si è truccato? Ragazzi, qualcuno si è truccato, sapete che sono pericoloso io, eh? Io sento bloccato. Ok, allora non sei. Ok. Io c'ero ancora. Ragazzi, io non sto ricordando come mettere i codici. Io sono andato. Ma dove sono? Che non li vedo? Perché io sono morto. Perché non li vedo? Mannaggia miseria. Io lo so che andrò giù adesso come un coso. Io ce l'ho dietro. Stanno sul podio, stanno. Qualcuno si è truccato? Io. Ok, non è, no. Ok. Vai, vieni alle spalle, vieni alle spalle a papà. Ce n'è uno proprio attaccato, attaccato, attaccato a sedere. Attaccatissimo. Io ce l'ho proprio uno. Perché mi li dà tutti amici a me, eh? Devi accendere gli FF e gli L, non so se l'ho. L'ho accesi, mi li dà tutti amici. Ah, è un problema. Il problema sì. Non riesco a levarmelo dalla coda, mi ha sparato. Cannonato. Via, giù. Questo, troppo bravo questo, no? Difficoltà troppo alta. Ce l'avevo in coda, non riuscivo a levarlo. Qualcuno si è truccato? Io sì. Allora no. Andrò via potenza. Per... no, 1 per prima 2 8 1. Io riaccendo il tuo. Ok. Per cui si è truccato? Io. Mi ha beccato a me. Ho beccato. Come si è truccato? Mi ha lanciato il mister, a me mi ha beccato. Era sull'obiettivo. Stavo lanciando. Allora ragazzi, io non so chi è questo, eh. Sto per buttarlo giù. Cappero è sparito. Maledetto. Sono lanciato un MIG. Sono spariti. Avete danneggiato, avete danneggiato un MIG. No, qualcosa è successo a me. Tutti gli impianti idraulici sono andati. Che è successo, vedi? Ah, perché sono... Ah, ecco, ma cappero, 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 cappero.
albero. Io sto andando giù. E io ci vado fra un attimo se faccio le virate così. No, no, a me mi ha sparato con il piano. Pure a me, si è messo in coda, non riuscivo a levarmelo in nessun modo. Dovevo usare la tecnica che usavo con Zeus. Stallo. In modo nell'altro non lo tagliava da dietro. Ma dove cappero sono? Posso vedere? Eccoli là. Che è 2, 3, 4? Mm? È possibile, non li vedo. E problema probabilmente saranno le tue bassa quota. Il MiG è a bassa quota, sta proprio a pelo d'acqua, diciamo, è sul mare. Aspetta, vediamo. Ce l'ho loccato io. Oh, ma ce ne sono tanti proprio, eh. 1, 2, 3, 4. C'era il presidente in questa. Stanno arrivando altri 4. Ce ne conto 7. C'è una bassa quota. Sì. E stanno arrivando altri 4. Sì. Chi è che ha fatto questa missione? Paghi il prossimo mese. Allora, vediamo un attimo. Ok, con in aria bisogna venire. Ma ce ne avevo un paio. Il problema era riuscire a toglierseli dalla coda. Oppure montare al contrario Maverick. Ehi, sulla portiera mi stanno agganciando? Sì. Dimmi che questo è un MiG. Dimmi che questo è un MiG. Aspetta. 227. No, questo non è un MiG. Dove ce l'hai? In coda? Ti sta sparando? Ora, ti sta sparando? C'è in coda? Ma peccato, schivato. Schivato, no, no, schivato. Ho lanciato? No. Non ancora. Ti sta seguendo. Stai ciaffando? Sì. Ah, ti sta seguendo allora. Ce l'hai in sì, coda? Sì, ce l'hai in coda, proprio in coda. Azzo, guarda che roba. Ce l'hai sotto? Chi è un altro che sciaffa? Chi è? Quando lui. Ah. Sì, sono io dietro di lui. Ma lui non ha armi, però non ha missili, Chi? Non ha missili. Crashato. Chi è che è precipitato? Ce l'hai indietro. Brutto. Ce l'hai. Chi? Ah no, questo no. Questo è nostro. È nostro. Ma perché sono crashato? Come sei crashato? Io ti vedo in volo. Io invece mi vedo crashato molto, perché sono bloccato. No, sono crashatissimo. L'ho preso. Chi l'ha preso? Buffo Racing. Buongiorno ragazzi, buongiorno anche a te. No. Ciao Gelo. C'è no, ragazzi. Che passa. Sì, infatti io prima vedevo l'Evox. No, ragazzi, sempre in ecco, mo sei sparito. Per forza, ho crashato di brutto. No, ero fermo. Sì. Mannaggia, adesso che... Mi ha detto che il War Dog non prendeva più, e quindi adesso vi faccio vedere, ma ragazzi, non andava più. Guarda i capelli che ho stasera. Comunque, intanto saluto e ringrazio. Iena TV, saluto. Oggi probabilmente ha altri impegni, giustamente, c'è bel tempo, è andato a fare un giro. Poi Buffo Racing 89, grande Buffo Racing 89, che... e poi Protecto che mi dice l'ora arrivo fra 10 minuti, ma l'ha buttato giù lui, ci sta. Ok, vedete tutto nero per il semplice motivo che ho crashato. È il bello della diretta, the direct is like this, che ci vuoi fare? E niente, allora io direi che dashboard d'autore... Direi che, allora, intanto che aspettiamo che mi riparte tutto, eseguiamo una interruzione. Ma giocate in Steam? No. Allora, un attimo solo che riparto. Adesso ci sono. Io invece esco. Dove vai? All'orario delle passeggiate canine. Aia. E quindi mi aspettano.
Ho capito, ho capito. Ancora pochi secondi, dovrebbe ripartire il DCS, multiplayer. Ok, vediamo un attimo. Train information and refueling. Train information refueling, molto bene. Gelo Ghost Rider 90. Ma Ghost Rider 90 si trova con noi, è nel Discord? Io sono sempre Leonardo. Ah, ok. Quanti nomi c'hai? Allora, stiamo rientrando. Un attimo, ragazzi, che ho avuto qualche problemino. Ok, adesso dovremmo riuscire. Ma c'è anche Achela che sta silenziato. C'è anche Achela. Sì, ma lo Sì, vado a lo beccare, dai. Mo li scrivo vedo. C'è io. Achela che non Vieni, vieni c'ha qua. né cuffie né microfono. È Sì, completamente ok. Mo li nascosto. scrivo io. Allora, c'è Baffo Racing che mi chiede, ma il gioco è quello di Steam o dal sito? Allora. Non è un gioco. Primo. Bravo. Prima di tutto non è un gioco. Allora, se vede qualche bug, perché sta partendo. Allora, sta partendo DCS. Allora, a parte gli scherzi, a noi esseri volanti piace volare pensando di essere veramente qui. Quindi, sì, no, ci ride anche Baffo Racing. Allora, noi stiamo utilizzando la versione dal sito, ma coloro che vogliono volare con noi e che possono farlo anche dalla versione di Steam. L'unica cosa che dico sempre io è che bisogna, per volare insieme a noi, per volare, bisogna utilizzare la versione Open Beta. Questa in particolare è la 7.2. Quindi, chiunque vuole venire a volare con noi è liberissimo di farlo, può farlo. L'importante è che carichi la 7.2. Questa è la cosa più importante. Assolutamente. Poi, Baffo Racing 89, ti consiglio, per non dimenticarti mai quando faccio le live così, di iscriverti. E di iscriverti anche nel mio canale YouTube, che lo trovi appunto su YouTube. Perché DCS si è ripartito, bisogna rifare tutto da capo. La cosa che stavamo facendo prima, ecco, vedete che c'è la possibilità di scegliere tutto. Zeus è con l'F15, attenzione, Zeus è con l'F15. Io vado sull'F18, però parto dalla Super Carrier. E stiamo utilizzando una missione che si chiama Train Information and Refueling Caucasus, che serve perché lunedì sera faremo una diretta, questa volta su YouTube, per la missione Dite Cheese giorno 2. Quindi Mettete la consiglio. spunta nella eventi. Sì, per quelli che sono, sì, insomma, bisogna assolutamente. Nella prima missione, adesso ci stiamo allenando appunto per poter fare questa nuova missione. Nella missione Dite Cheese 1 era una missione di ricognizione, abbiamo trovato dei bersagli al suolo, ma siccome ci hanno sparato, allora noi adesso li andiamo a punire. Sono tre, anzi saranno due nella nuova missione che vedremo domani sera alle ore 21, a partire dalle 9:21 su YouTube, saranno due gli obiettivi da colpire, una è la casa di un terrorista e l'altra uno stabilimento di produzione di armi chimiche. Ma vedrete, ne vedremo delle belle, perché ci saranno, diciamo così, anche dei colpi di scena, ma di cui io per adesso non vi posso dire e non vi posso parlare. Allora, Ecco, io allora se approfittavo di vedete questa delle, pausa che per saluto tutti salutare. e ci vediamo domani sera. Ci vediamo domani sera. Ricordo a tutti coloro che pensavano che stasera facessimo un volo con Flight Simulator che è saltato per motivi miei familiari. Chiedo scusa, chiedo venia, ma d'altra No, poi parte. c'è anche la Roma, quindi va bene. E soprattutto MacDettor deve vedere la Roma, eh? Però da quando non c'è più Totti, di la verità, non è Lasciamo, più la stessa. lasciamo perdere. Lasciamo. Prendiamo il velo. Ciao a Allora, tutti. speriamo che. Ciao, ciao, Mac. Ciao. Ciao. Intanto. Ciao ragazzi. Io vedo che DCS non mi carica ancora, però
la nave, cioè degli aerei che volano, e questo non sarebbe neanche un male, però volano quando sono fermi, quindi adesso aspettiamo che la nave... Intanto F-10, ci sono... Allora, noi siamo andati a bombardare in questa zona, ma attenzione, stanno cercando di buttarci giù il nostro AWACS, ragazzi, stanno cercando due MiG-29... stanno tentando di buttarci su gli Ewoks. Allora, dico subito a chi è che in vola in questo momento, Gelo che però non è, di andare per prua 275 a intercettare, e dico anche a chi è questo, Ghost Rider, ma soprattutto ad Army 71, prua 108 per andare a colpire i, diciamo così, i nemici. Attenzione, 110 e ne ha alloccato uno. Perfetto. Allora faccio da Ewoks. Ok, allora 6 a, attenzione, 6 a 37 miglia, prova 107 per andare a intercettare. Ti dico che Ghost Rider, no, Gelo ha sparato, ma l'ha mancato. Pare che l'abbia mancato un MiG 29. Ok, il MiG 29 sta tentando di scappare. Vediamo se con F2 lo vedo. Eccolo qua. Vediamo il duello direttamente. In questo momento, Zeus, mi senti? Ok, c'è il MiG 29. Ci sono dei... Dove sei? Appena decollato, ti do un po' di prue, Zeus. Allora, decollato da dove? Da Kubuleti. Da Kutaisi. Allora, decollato da Kutaisi, ti vedo. Allora, prua per prua. Dov'è? 277, nemico a quota 2900 feet in salita, in discesa, attenzione, in discesa. Intanto Ghost Rider, allora armi, allora vai per prua, te lo dico subito, vai per prua 073. Ce l'hai a 46 miglia, è un MiG 29, quota 14.763 feet. Zeus, prua 282, bersaglio a 1600 feet, in discesa, sta cercando di scappare da Gelo che gli è alle calcagna. Ok, per armi, nuova prua, 069, 39 miglia. Intanto vi posso dire che il MiG si trova a 900 feet in discesa, sta cercando di scappare da armi, da Gelo, e anche Ghost Rider gli è addosso. Quindi consiglio di nuovo a armi per prua, 068, 34 miglia. Che vediamo se la situazione peggiora. Ok, sta cercando di andare via. Anticipalo, prua 060, 30 miglia. Io ce l'ho in okay. EU, però non lo vedo sul radar mio. Allora, Zeus, prua 2. Ok, ma si trova veramente lontano da te, 16 miglia, beh, lontano, se c'hai gli harpoon, scusa, i Phoenix lo prendi. Per quanto riguarda armi, prua 060. Adesso c'è ancora un MiG 29, ma gli è addosso
il nostro amico Ghost Rider 90, che però non è qui. 200 miglia, 200, secondo me è caduto. Allora ragazzi, il MiG 29 è 052, 18 miglia per quanto riguarda armi, per quanto riguarda Zeus si trova a prua 2-3-2-3, 11 miglia, Zeus è più vicino. E se vuoi fare una cosa, armi, sì, se vuoi andare per prua 1-2-2 e vai basso, vai a colpire l'altro. Ho trovato sul radar il... Non so sì, ma attenzione, perché questo MiG potrebbe venire... Ok, vabbè, cioè, senza volere... Ground crew. Ne vedo uno a 14.8 di fronte a me. Prua mia 029. Sì, allora, e ci siete in due che state andando lì. E adesso non volevo dirlo, ma scramble. Allora, attenzione, presenza MiG 29, direzione Sukumi. Eccoli, eccoli. Ok, andiamo a vedere che fine fa questo. Sta flerando. Fox è qualcosa. Fox 3, un altro, non c'è impatto. 10. Zeus l'ha colpito e affondato. L'Achille è, mi sa, di Zeus. Sì, l'ha rubato così. Va bene, sì. 29 bersagli al suolo colpiti da parte di Zeus. Attenzione, signori. Colpo di scena. Chiedono la prua. Ma attenzione ulteriormente, perché... Allora, Senaki, Poti... Allora, prua per tutti, prua, 295, 97 miglia. Ripeti la prua? La ripeto, prua, 295, 94 miglia. Raga, si può entrare? Assolutamente. Non mi fa entrare, riprovo. Ah, se non ti fa entrare, sai perché? Sì. Hai messo tutte le mod. Aia, T45. Ai. T45. Allora, mi manca. Il link lo trovi su DCS chat. DCS chat, T45. Sì. Andate avanti, grazie. Comunque, sì, lo metto sempre, lo dico sempre a tutti, lo metto sempre perché mi permette di far volare tutti, anche coloro che non hanno delle, come si dice, dei moduli precedenti, capito? Quindi tutta la possibilità a tutti di volare, anche perché è un discreto trainer, molto discreto. Io sto ancora cercando DCS chat. Allora, Ghost Rider, armi e Zeus, direzione 293, 73 miglia in avvicinamento. La quota degli nostri aerei nemici è 27.000 piedi in discesa, 500 miglia, Eden 143 hanno loro, quindi vi stanno venendo in bocca, ok? Ma attenzione, si stanno separando, attenzione. Questo chi è? Ah, ok, arco, ok. Avete un tanker che può interessare. Gelo se n'è andato. Sì, Zeus è... andando a riarmare. Ok, allora... ok, allora, per quanto riguarda Zeus prua 290, 58 miglia al contatto. Quota degli aerei 26.000 feet. Attenzione, ce n'è uno, vigliacco, a 35.000 feet,
in salita. Non te li vede, ma ce l'hai il primo, ce l'hai a 295, 44 miglia. Ancora non li vede ancora, perché per quanto riguarda i Phoenix è ancora abbastanza lontano. Io provo. Allora, armi, prua, armi, fai così, fai quota, vai su prua 285, fai quota. Roger. La quota deve essere sui 30.000 feet. Avanti con la, avanti Alfa 1. Ciao. Ce n'hai il primo, ce l'hai a 29 miglia, 298, prua 298. Lui si trova a 25. Si trova a 25 miglia. Ciao Protector. Detector. Detector, lo conosco anch'io, vi ho seguito con Detector. Ciao Detector. Ciao. Ok, Zeus, ce l'hai praticamente davanti, eh? 296, tu sei a 21.000, attenzione perché lui è 24.000, 4.000 piedi più di te. Ok, adesso attenzione. Zeus ha aspetta. F10, Zeus ha lanciato, andiamo a vedere, F6. Vale. Siamo su Training Formation, Zeus, ok, ti hanno lanciato, negativo. Negativo, Zeus, l'hai beccato, beccato, Zeus, beccato, perfetto. Allora, intanto, armi, ok, Zeus, nuova prua. 279. Attento che c'è un AIM 125, ma non è un problema. Questo non è un problema. Dove installo il T45? Scusate, secondo solo. Lo installi su partite salvate, mods, partite salvate, DCS Open Beta, sì, sì, sì. Mods, eh? Aircraft. Aircraft. Allora, situazione. Allora, Zeus, due bersagli air to air colpiti, 29 ground. Zeus, prua, velocissimo, 263, veloce. Sì, Zeus, attento perché questo ti fa... Attento, ok. Ho lanciato uno a 22,8 di miglia, di quota. Ok, Zeus, prua 291. Allora, Zeus, quello ti ignora. Vai per prua 281 perché ce l'hai di fronte. Una domanda, il T45 ha il missile air to air? Fox 3? Sì, secondo me sì. Però, attenzione, hanno lanciato sia Ghost Rider 90, che però non è qui, e Army 91. No, Army 711. Ci sono quindi in questo momento. Okay. Vediamo. Vediamo se viene colpito questo MiG 29. Ma hanno battuto Zeus. No, come hanno battuto Zeus? Hanno battuto la colonna. Mannaggia, E allora siete finiti. Se hanno battuto Zeus. Allora, attenzione, attenzione. Chi è questo? Army, ce n'hai uno di prua. Sì. Prua 312. È a 24.000 piedi. Zeus arriva con l'F15. Con quello attenti, con le che ce l'hai vicino. Armi è bravo, eh. Armi è bravo, Armi è bravo. Sì, sì, Armi è bravo. Io l'ho visto lavorare con Robby qualche sera tardi. Ok. Allora, F10, F2. Qualcuno è stato Ghost Rider è stato colpito e affondato. Oh, adesso ce l'ho, vediamo. Posso entrare? Allora, buono. Army, sì. Prua 320. Attento, si trova a 15.000 feet. Sì. 16.000 feet.
buttato via le taniche, vuole essere più veloce. Ha sparato. Sono gli ultimi colpi allora, si è scaricato tutto. Mi ha colpito. Mi ha colpito. L'abbiamo visto proprio in diretta. Ma è tutto aria, lì così Lorenzo? Volendo sì. Allora, interessante. Abbiamo avuto un bel duello aereo, ma purtroppo. Allora, Nini Inside, ciao Lorenzo e tutta la community. Ciao anche a te, Nini Inside. Poi, Matti 123, buongiorno. Buongiorno anche a te. Mi raccomando, ragazzi, se vi siete collegati in questo momento, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché fa sempre molto piacere. Ricordatevi che domani sera abbiamo la grande puntatona, questa volta però su YouTube. Anzi, guarda, do tutti quelli che sono le coordinate: il canale Discord dal quale sto parlando in questo momento, il canale Twitch dal quale sto parlando in questo momento, ma soprattutto il canale Telegram Lorair. Interessante, perché ogni mattina racconto delle cose, dico tutte le attività e non solo. Trovo ogni tanto, non spesso, no? Ogni tanto trovo delle vere offerte su Amazon, metto solo quelle che secondo me sono offerte davvero, quelle che non lo sono non le metto mai. C'è anche un Instagram e un gruppo Facebook dove si può parlare, ma soprattutto, diciamo così, mi sono distratto. Ma soprattutto, insomma, su Telegram mi piace mettere notizie ogni giorno. Allora, Nini Inside, ci sarò. E a te come va? A me va molto bene. Siamo qui in volo con i ragazzi, che devono, mi sa, ahimè, riarmare e ripartire, perché ci hanno fatto fuori proprio tanto. Intanto vediamo cosa sta succedendo sulla Supercarrier. Vediamo un attimo, un po' di lag. F2, ecco qua. Ah, mi si è spento. Ecco cosa mi era successo. Anche a te. Successa. Mi si è spenta il trackat. No, mi si è spento il trackat. Adesso lo rifaccio ripartire. A me è crashato proprio DCS. Tanto vediamo. Ecco, dovrebbe essere ripartito il trackat. Tanto vediamo cosa sta succedendo sulla Supercarrier. Dimmi, Protector. Io l'HUD mi vedo. Cioè, vedo, se vuoi ti faccio lo live, vedo... No, dimmi cosa vedi. Niente proprio, cioè. Vedo la pubblicità, il G e poi non vedo... E poi non vedo... Ti aiuta con le informazioni, Protector. Vuole aiutarti con le informazioni, dalla live. Ah... Aspetta, allora, HCP01MP, un saluto dalla Svizzera... Prima o poi spero di poter volare con voi. Mi sto attrezzando. HCP01MP. Allora, sì, attrezzati, perché ovviamente il gruppo Discord è veramente... Ciao Roby! A tutti. E intanto vedi che si stanno attrezzando, stanno partendo. Allora, Protector... Attrezzati con una 3080, mi raccomando, per questo. Spero, perdo il controllo. Allora, facciamo una bella cosa. Andiamo a vedere che prendo Protector e quali sono. Una telefonata che. No, aspetta, vediamo un attimo Protector dove si trova. Robby. Stanno... Robby. Scendi in un'altra sala. Sì, ok. Aspetta un attimo. Allora, scusate, c'era... Io non vedo Protector. Eccolo. Ecco Protector che invece ha preso l'altro aereo. Ok, io direi... Ok, l'ha connesso al server, molto bene. Io direi che posso anche io armare e vedere di andare a abbattere questi MiG-29, che sono un po' e sono in giro e sono agguerriti. Ricordo che stiamo trasmettendo dal Discord Lorair, che in questo momento siamo sul Discord pubblico, quindi chiunque volesse in questo momento entrare in questo Discord troverebbe appunto
la diretta della diretta, anche per quanto riguarda il gruppo Lorei. Allora, mi armo aria. Questo non l'hanno fatto. Cosa? L'aria nel T45. Non l'hanno fatto, ci hai guardato? Sì, ho fatto l'armatura, ho solo i rocket e le bombe. Perché deve essere un... a questo punto... No! Sì. Ma sai, lui lunedì alle 21 mi sa che fa un po' fatica perché il giorno dopo deve andare a scuola. Il nostro pilota più giovane è giusto che... Veramente il problema è che dopo una certa ora mi vedo un film, ma non posso... Ti vedi un film, quindi non puoi. Ho capito. No, solo che dopo una certa ora vedo, non faccio il film. In teoria potrei, però... Forse alcune volte spettacolo. Protector, quali sono i film che ti piacciono? Top Gun. Ma non guarderai mica sempre solo quello? No. E poi i film di supereroi, anche i film che fanno... Quindi la Marvel. Sì. Bravo. Ma sono tutti... Ma quanti sono questi migranti? Sono tanti e molto agguerriti. Vediamo un attimo. Ma tu stai decollando? Tanto se qualcun altro ha scritto qualcosa. Io sto? Stai decollando? Allora, in questo momento ci sono... Sì, ci sono alcuni spettatori che possono, se vogliono, iscriversi al canale, che mi fa sempre molto piacere, in modo da essere sempre informati quando faccio live. E ricordo che domani sera alle ore 21, super live, perché questa è soltanto una live di addestramento, solo di addestramento, perché domani c'è la vera e propria missione che ci vedrà impegnati sui cieli del Caucaso. Intanto chi è che parte? Io. Ok. La catapulta 2. Vai, catapulta 2. Tanto anche Protector si sta lanciando. Io vi faccio un passaggio cadente. Fai un passaggio cadente. Perché? Mi raccomando, fammi cascare il caffè dalle mani, perché sennò... Che forte, Protector. Il nostro pilota più giovane. Sulla catapulta 2 non mi vogliono. Fa un po' arrabbiare ultimamente. No, spero che ci metta. Segue una specie di ordine, abbiamo visto. Cioè, se uno di voi si muove sulla porta. Infatti, quando si è soli funziona perfettamente. Quando si è di più. Lui ci pensa un po', sì. Infatti, in teoria basterebbe aspettare e lui a un certo punto l'omino la direzione. Perché se io ora la trovo, una catapulta che mi fa partire c'è. Però se non... Devi capire qual è. Certo. Sì. Ok, la supercarrier dovrebbe essere in offerta in questo periodo. Allora ragazzi, tanto per capirsi, la prua dalla supercarrier è di 42 gradi per andare a intercettare i bandits. Guardate qua Ganzo. No, dai, che decisione. Era Stannis. Hai sbagliato, sì. Ok. Allora. Quante ore? 4 mi fanno partire. Vediamo la benissimo. Allora, vediamo. Il T45 secondo me non lo metteranno, Pay. Almeno per adesso. Dicevi armi? Aspetto che vi muoviate voi perché non mi stanno dando. Ok, guarda, sto levando Will Chocks. Ma è possibile che... Quando sei entrato tu, prima di me o dopo di me? No, non segue... Abbiamo visto anche che non segue un ordine preciso, perché ieri c'è successo che ero entrato io prima e ho dovuto aspettare
il secondo praticamente che partisse o comunque si muovesse verso le catapulte. Ok, io provo ad andare in catapulta 1, a questo punto le provo tutte, eh? Sì, che è l'unica che ho provato. Una mod free gratis, cioè gratis, free che dall'air to air buona, che vale, a parte il T45, vale. E il C130 è molto buona. Sì, ma per me è gratis. Beh, lo useremo nella prossima missione, vedrai. Vedrai. Ecco, infatti, a te ti ho preso subito. Molto bene. A me mi ha preso subito, sì. Si vede sì. Che aspettavo. Boh, provo a muovermi sulla 2, dai. Chi ci capisce qualcosa è bravo. Ok. Stavolta passaggio radente nella supercarrier. Vai, fai passaggio radente sulla supercarrier. Però ripeto. Ecco, infatti, vedi, ora mi ha preso sulla 2. Vedi che ora ti ha preso. Bene. Guarda che grande. Sei te che sei passato, Protector, ti vedo. Sì, sì, sono io. Sono quello. Fanno un altro, fanno un altro, fanno un altro il passaggio da dentro. Questo. Metti i flaps perché sono qua. Sì, risente molto quell'aereo lì. Le flap giù. Bene ragazzi, io comincio ad andare a farmi vedere le prue di questo. Ma sono su Gudauta. Attenzione. Sono atterrati. Sono atterrati. Prua, io sono aria-aria. Io sono completamente aria-aria. Facciamo? Allora a sto punto ragazzi, io faccio un rearm refueling. Ci metto. A sto punto. Io ho il radente. Di nuovo. A sto punto ci metto dei Maverick. Avete sentito? No. No. E se ci metti anche tu dei Maverick laser. Sì, mi sono messo anche il pod così. Sì. Adesso riarmo un attimo. Io ve l'ho fatto. Ora sono pronto. Ti vedo. Se qui ti compri qualcosa, Protector. Eccolo. C'hai un modo di volare molto nervoso. Devi essere più dolce nei comandi, sui comandi. Dai, adesso faccio anch'io il passaggio da dentro. Vai, radi anche tu. F15 su persone. Tu non dicevi di fare dell'impostazione alla curva? Sì. Ma come si fa? Come si fa? Te lo devo fare vedere perché così non ci riesco. Comunque in adjust control. Ah, ok. Ok, sei pronto a armi? Sì. Ok. Allora andiamo sempre per prua 16 gradi e andiamo a vedere di questi qua di fargli del male. Però aspetta un attimo, ma l'ho montato il FLIR. Ah, era spento. Ok, perfetto, adesso l'ho montato. Ok, adesso ce l'ho. Ok, ci sei? Io sono pronto. Ok. No, io vi raggiungo, ok? Sì? No, aspetta, devo rifare una cosa. Devo rimettere a posto il trim, aspetta. FCS. Sì. Allora, aspetta. Take off trim. Set. Okay, speriamo che vada bene lo stesso, anche se non credo. Quando a seguire chi è che ha partito? Armi. Ok, armi. Aspettatemi.
Sì, tanto comunque ora salgo, rimango. Non ci credo, sono crashato ancora. No! Non ci credo. Ciao ragazzi, devo andare. Ciao carissimo, non ci credo, sono crashato ancora. No. Come mai? No, ragazzi, sono crashato. Ma perché dove non posso? Ragazzi, sono crashato ancora. Maledizione. Maledizione, sono crashato ancora. Ma perché? Ma proprio crashato, eh? GCS tutto. Tu, crashato, crashato. Ma che ne dite se un giorno ci facciamo un volo informazioni tu? Armi, tu prima devi imparare a, se mi posso permettere, andare un pochino più calmo sui cosi. Allora, io direi... Aspetta un secondo, protector, sì, ho sbagliato. Allora, io adesso, visto che è la seconda volta che crash, cerco di capire cosa è successo, vi do appuntamento alla prossima puntata, cerco di capire cos'è, perché se mi succede così domani è un macello quando faremo la diretta vera e propria. Niente, ci vediamo alla prossima puntata. A tutti, happy landings, bye Ilari. Saluto tutti quelli che sono dentro in questo momento. C'è Protector, scusami così, Armi. Ciao. Poi saluto ovviamente Gelo. Ciao. E Zeus. E Robby e Akelia che sono nell'altra parte, ma li saluto lo stesso. Come ci fu. Anche per oggi è tutto, happy landings by Ilari. Buona domenica a tutti, ciao ciao ciao. Perché mi è crashato due volte? Perché mi è crashato due volte? Ho chiuso. La stessa situazione. Stavo decollando, ho fatto tutto. Dico, ma sempre al decollo ti ha dato questo problema? No, prima me lo... Lorenzo ora deve chiudere. Cosa? Devi andare o giochi... un po' su DCS. Adesso vediamo. Ecco Achela. No, ma raga, ci sono ancora bersagli in aria, a terra. Allora, non sembra. In aria no. Allora solo a terra? Sì. Perché io devo decollare, carico solo a terra, allora. Però è entrato Empi. Ciao Empi. Ciao Empi, hai il microfono spento, Empi. Niente, no, c'è il microfono mutato. Ma sono le prime volte. Va regolato. C'è gente che sì, che ha difficoltà, ma è... Ciao ragazzi, vi sto solo guardando. Eccoti. Oh, ecco Empi, ciao Empi. Ciao Empi. Ciao. Ho appena chiuso la diretta perché mi è crashato due volte. Però te c'hai DCS? No, non ancora. Mi sto godendo i vostri video perché mi piacerebbe farlo, entrare in DCS. Bravo, bravo Empi. Ma sei tu che mi hai scritto prima? Sì, sì, sono lo svizzero. Grande, lo svizzero. Dove sei te? A Lugano? Sono Lugano. Fantastico, bellissima città Lugano, eh? Sì, siamo un po' chiusi con lockdown, ma va bene. Un po' tutti quello, dai. Sì. Non solo Lugano. Non solo la Svizzera, eh. Non no, lo so. Adesso... A mettere confini, eh. Allora. No, scusate se vi guardo, vi lascio volare tranquilli. No, guarda, te sei intanto benvenuto. E adesso guarda, io rifaccio ripartire qui, però volevo capire se mi ridava questo problema, perché domani sera facciamo la super mission. Anzi, Empi, te vieni assolutamente direttamente qui, che dici quello che devi dire, le cose che, cioè, nel senso, sei sempre e sei benvenuto proprio in tutti i sensi. Grazie ragazzi, però io mi diverto a guardarvi, veramente siete uno spettacolo. Esagero. Ci seguirai sulla live allora. Ah, sicuro, guarda, poco ma sicuro.
c'è una visione un po' più d'insieme. Sì, sì, sì. Arrivato di stream. Adesso io riprovo a vedere se... Sì, adesso riprovo a vedere se riparte tutto, perché... Empi, qual è il tuo aereo preferito? È l'FA-18 da svizzero. Bravo, Empi, bravo. No, ma, però ha detto una cosa giusta, da svizzero, da svizzero. Infatti. È vero. Dillo. L'F-18, almeno il modello, il primo, è caduto in disuso, tranne in Svizzera. Esatto. È giusto? Esatto. È tranne in Svizzera. È proprio questo, no? Ed è favoloso. È meraviglioso, grazie, meraviglioso. Scusate un attimo, mi è arrivato un messaggio, devo rispondere. Scusate un secondo, intanto io mi muto un attimo perché devo, perché la maledizione è una cosa di lavoro. Arrivo, però sono qui, ok? Allora, un attimo solo, che non ci riesco, ecco, un attimo, come si fa? Ah, ecco. Empty, hai provato il DCS qualche volta sul PC? Onestamente no, perché mi sto dotando un po' di tutte le cose. Il mio computer da gaming, sono un ragazzo del 66, dunque... sei più giovane di me, vai tranquillo. Sono, come dicono da queste parti, sono un po' age, ma... no, mi sto attrezzando con tutto il sistema, però... amando il volo, non sono un pilota, ma amando il volo mi sono trovato per caso a vedere DCS e mi sono detto che finalmente ho trovato un simulatore. È un bel è un bel sim, e sta migliorando. Sì. È atterrato gelo da là? Sì. Sono col tipo da tecino. Dimmi amore, che è successo? Ha finito questi benedetti compiti? Sì. Meno male. Vai. Poco. Tra poco. Vai. Ok. Dove stai, Robby? Io sto a casa mia. Con la casa, la mia bottina grande. Oggi abbiamo fatto lezioni di bicicletta. Oggi e ieri. Mi ha spompato, mi ha distrutto. Ma com'è bicicletta? Cos'è? In camera o... No, fuori. Ah, elettrica. Bicicletta. Elettrica, spero. Elettrica per te, spero. La bicicletta. Io sono in orbita sul portaerei. Io decollo adesso, vediamo. Ciao. 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 Bellissima. No, Roberta. Una monellissima. Allora, che stavo facendo? Strano. Roberta. Bravo, tu stai facendo un running? Sì. Sì. Vediamo se riesco a vedervi sulla porta aerei da qua. Ma ci sono ancora MIG in giro? No. Ah, allora mettiamo tutti i Maverick. Cosa dovete farlo? Fabbrica. Beh, io vado al decollo. Oh, raga, chi c'è di fianco a me? 805. Io sono. Io chiedo all'ATC. Ora sono diventato 54. Stai decollando, io... Achela? Ti aspetto. Sono pronto.
Vabbè, ti aspetto qua davanti. Ti aspetto a bordo pista. Ok. Niente ragazzi, io purtroppo devo lasciare, però mi ha fatto estremamente piacere che ci sia qui Gelo e anche Empi, che era un po' che non lo sentivo, cioè Gelo che era un po' che lo sentivo e Empi, quindi ripeto per Empi che è appena entrato, sei il benvenuto. Grazie, grazie. Anzi, devi fare una cosa. Scusa Mirmo, siamo pieni di freddo. Ecco. Allora, volevo dire a Empi che abbiamo una sezione più su che si chiama screenshot su DCS. Qui tra l'altro oggi abbiamo sbagliato e abbiamo messo su Fly Simulator, ma in questa sezione screenshot ti chiediamo quando riesci di farci una fotografia, anche se è piccolino così, dell'F-18, se lo vedi passare ti saremmo veramente molto grati se te, guardando in alto, no, vedi questo passare un F-18, ci farebbe un piacere immenso vederne uno vero ogni tanto in volo. Ragazzi, domani sera, grazie di tutto, scusate, devo scappare, devo andare a prendere mia figlia, assolutamente. Ciao, grazie, ciao, prestissimo, ciao. Io mi sa che devo chiudere anch'io. Ciao Protector, dove vai? A mangiare? Che fai, merenda? No, devo fare un po'. Ah, giustamente. Poi mi dici come fai, sai, Protector? Poi mi dici come fai? Che questa monella qui di compiti proprio non ne vuol sapere. Lui è responsabilizzato, lui. Anche non ho. Vabbè, qua. Tipo sono in qua. Va bene, allora un saluto. Ciao Protector, sei un grande, sei. Ciao. Questa a 9 anni è così. Immaginiamo che diventa 18 anni che ne esce fuori. È il tempo che conosce l'ormone. Il campo che DCS. Sì. Vediamo un po' dove sta Akela. Akela, dove sei? Ah, sei in fondo. Okay. Qua sono in request e copy. Sono ancora in request e copy. Sì. Con tutta calma. Vicino, ma non è immortale, Zeus. Non è più di te. Non era immortale. Adesso ha lasciato perché deve andare a fare i compiti, capito? C'hai i missili speciali, Zeus. È perché è bravo lui, sa quando deve divertirsi e quando il dovere lo chiama. Mi sentono, sì. Voglio vedere te quando ti sento. 2986, vai di QFE. 2986. Ok, dove sei? Non ti vedo. Dietro di te sono. Aspetta, faccio un F2. Oh, ma però non mi seguire, eh. Tu cosa hai messo su? Io ho JSOB, Io ho solo le Maverick. Vai di precisione te, fai jetac. Sì, ma ok, vedi. Ok, dai. Faccio precisione. Provo. Andiamo io direttamente sul poti. Ok, non esiste più. Cosa vuoi? Sare... Mannaggia Zeus. Che ci hai lasciato? La camionetta cos'è? Quella che distribuisce le cozze. Mamma mia. Io sono pieno di bombe, che me ne vado a fare così.
A che dobbiamo fare un decollo insieme? No, no, io vado da solo, Robby. Ma che da solo? Dai, io metto qua, io guarda, non la voglio la formazione, non mi interessa un cavolo della formazione a me. Guardalo. E io me ne vado. Seguimi. Aria, aria, cazzo. Butto giù. Ok, ok. Mannaggia Eva. No, io volevo provare a fare... È più divertente, va? Vediamo una porta aerea, ok. Armi. Sei sulla porta aerea, armi? No, no. Ok, dai, io mi faccio un decollo dalla rampa 5. Mi diverte di più. E vai. Chi coglio coglio, eh? No, no, io sono lontano, quindi vuoi fare quello che vuoi. Lo prendo. Allora, metto solo i miei bei Maverick. Ciao, buongiorno. Buonasera quasi. Hai ragione. Oh, qua è già buio. Alecco sul lago di Como è già buio, mamma mia. E ha piovuto anche. Io sono luce. E sto poco più sotto di te. Non è, e qua ha piovuto anche, capito? Ah, no, c'è la nuvola. Uno schifo qua. Aspetta un attimo che qua il cane. togli il meteo dinamico che... e metto anche gli occhiali da sole. Ciao ragazzi, vi saluto e ci vediamo domani sera per la vostra, ciao, missione. Ok, ciao, è stato un piacere, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ma voi dove siete, sul server? Il solito rearming, refueling, da quella fine. Sì. Sì. Ma io mi sto perdendo via, allora. .301 C'è qualche missione in particolare o è cazzeggio allo stato puro? Allo stato puro. Qua c'è solo dei 4 bersagli da beccare e basta. E chi li becca per il primo? Andavamo prima sul poligono Siria, almeno ce n'era di più. No, ci stiamo. Adesso la supercarrier si è attrezzata con una nuova rampa, rampa numero 5. E ci stiamo addestrando su quella. Cos'è? Una fionda? Fionda. No. È una rampa numero 5, un po' più lunga. Tutta la porta aerea. Sì. Tutta la porta aerea. Le rampe sono 4. Quelle. Ah, decolli senza la rampa. No, anche aggiornati. Con l'aggiornamento che hanno fatto adesso, zero, hanno aggiunto una rampa. È bellissimo, guarda. È difficile, è un po' dura veramente, specialmente se si è armati, però si decolla. Una volta sì, una volta no, come le frecce. Una volta sì, una volta no, una volta sì, una volta no. Ah, uno muore e l'altro no. Sì, ma quella rampa si usa la domenica pomeriggio dopo il pranzo, che a quel punto... A pancia piena. A stomaco pieno. Oh, possibile che non vedo Podi. Ah, eccolo là.
Mark, ecco cos'è che mancava, il Mark. Zeus ha preso l'F-15. Ah. No, zio, se no fai disastri. Se no non ci fai neanche partire. Zio, prendi il T-45, l'equivalente del T-45 fronte russo, che poi ci mettiamo noi. Anche. Sì, vieni, con la K-47, con la sei, K-47. Sei troppo piccolo, non ti riusciamo a centrare poi. Con gli Stinger. Oh, bello, questo l'ho preso. Direttamente col paracadute. Oh, qua su Podi non è rimasto quasi niente, che due sfigati a far la guardia un po' di... Beh, adesso cavo questo. Ma vengo pure io, dai. Fammi fare questo decollo. Sono tre sfigati su Podi. Se li famo e basta. Ci sono anche le navi. Il sommergibile c'è anche. Qualcuno ha degli harpoon? Oggi voglio sganciare no, sgancio libero. Dai, a 4 miglia a me nautica mi è sparito il targeting pod, è possibile. Io mi sto recando alla rampa numero 5. Lì c'è il premio, Robby, a chi decolla meglio. No, qui già decollare è una cosa. A chi decolla meglio c'è il premio. Invece qui a chi decolla c'è già il premio. A chi riesce. Faccio uno streaming così. Così presento la rampa numero 5. Ma chi ha già distrutto quello che miravo prima? Va bene, è rimasto uno in piedi, va. Guarda che era la rampa numero 5, la devi prendere proprio a pelo, La vedi? No, mi sto guardando meglio. Qua c'è qualcuno che fa strage e non dice niente. Sono io. Gli outpost lì, cosa c'era lì in mezzo? Ne è rimasto uno, vediamo se lo becco io. Io ho ancora una 24 da sganciare. Ma c'è anche la postazione di comando qua. Io non vedo nulla qua. Due serbatoi Io gli ho sganciato 4 JSO sulla postazione di comando, vediamo. E uno su un outpost. Io sono pronto. Sono rimasti 3 barili di benzina. Quello di questo decollo, chi è là? A mo' vengo a vedere se riesco. Ma ti sto guardando. Sto guardando i miei JSO. Tutte armi super moderna. Vai.
fatto? Oh, io ho fatto, adesso ti vengo a vedere. Ormai sono decollato. Sì, su Putin non c'è proprio più nulla, terra bruciata e basta. Basta. Allora andiamo a vedere cosa è rimasto. Niente, niente. Più... Hanno niente, detto troppo. Un po' più a nord. Ti vedo qualcosa di rosso. Ci no, sono no, ci penso po'. Io a quelle. Mancano 24 e mezzo. Dovrebbe bastare. Sì, qualcosa c'è ancora. Non so se sono serbatoi. Sì, dovrebbero essere serbatoi. Qualcosa. Scusate, invece ste cazzo blast di navi, qui come vanno beccati? Cioè, allora, il sommergibile come ti prende? Il sommergibile solo con i Maverick l'ho preso. Ah. Andate con gli harpoon. No, lo salta, è troppo basso sulla linea d'acqua. E tu usali in un'altra maniera, no? Non no, usarli. No, in qualsiasi modo tu li usi, non riesci a prenderli perché li salta. Lo salta, è troppo basso sulla linea d'acqua. Quello vola a 50 piedi, anche se lo fai salire e scendere. Andiamo a vedere. Aspetta una nave. È come se stessi tirando giù una mosca con... non lo so, con un lanciarazzi più o meno. Difficile allora. No, ci sta la... Allora, mettiamo sti Maverick. Anche. Vabbè, io vado all'atterraggio e ricarico. Guarda, i Maverickini. Senacchi. Non riuscite a vedere, voi riuscite a vedere il 1671 come per i Maverick su Poti? Ah, come coordinate per JTAC o qualcosa del genere, dici? E per il... niente più. No, se con i Maverick si riusciva ad agganciare. Io adesso c'ho il Lenin. Beh, se prendi l'F io. Alla sua telecamera e lo fai, lo agganci con la sua telecamera. No, sto provando io a laserare dei bersagli le quattro cisterne che stanno su Poti. E volevo capire se si riuscivano, se voi riuscivate a vedere il mio laser. Se uno mette... posso provare. Se uno mette le coordinate che gli dici, che ha dei Maverick, riesce anche a fare. 1671 il codice. Ok, un attimo, che sto laserando io per la bomba. Non appena colpisce, ti dico. Ok. 1671. Aspetta che però sono coperto da tante nuvole. E il laser dovrebbe passare le nuvole, o no? Allora, in teoria il laser non dovrebbe passare le nuvole. È il FLIR che dovrebbe farlo, ma che non lo fa. Yeah. Il FLIR dovrebbe farlo. Dovrebbe passare le nuvole, ma... Dovrebbe? Non lo so, te lo sto chiedendo. No, in teoria... Non credo che le supera. Il FLIR dovrebbe farlo, perché il FLIR è termico, e non ha problemi di nebbia, non ha problemi di nuvole, quindi... E il laser sei che sicuro? Abbastanza. Ok. Però fino a ieri quando eravamo sulle nuvole passavano, si vedevano le nuvole, basta. Sì, no, ma infatti qua, cioè in DCS le nuvole non le passi. Ah, ok. Il codice era 1678, giusto? 1671. 71. Allora, ok, c'ho una buona visuale, un attimo solo. Ok, un attimo che faccio un'inversione. Sì, mi sto posizionando. Ok. Allora, il mark è attivo. Questo è attivo.
Mi sentite? In teoria facendo... Scappa la connessione a me. Ok, corre. Vai. In teoria sto laserando. Ok, io sto cercando... Provo a scendere un po', che sono un po' alto. Puerco cane, puerco cane. Ma c'è lo sì qua, all'eco, al nord. Oh, io pago, cavolo, sta connessione, questa salta ogni 5 minuti. E ieri sera l'ha fatta, oggi c'è bello. Ecco il ritardo, è arrivata l'acqua. Arrate è peggio. Robby, sei morto, Robby. Robby, 1, 2, 3. Ok, dovrei avere pure una buona finestra di tempo. Riesci a vedere qualcosa? Non mi trovo ancora niente. Oh, bersagli ce n'è, eh? Allora, il Mark l'ho messo, questo l'ho messo, questo è attivo. Stai laserando, sì? Sì. Ok. Boh, strano. Non... Dove lo stai puntando, più o meno? Sui serbatoi, su uno dei quattro serbatoi che stanno là, su Poti. Quali sono? Sono quattro serbatoi grossi, bianchi. Stanno a fianco alle... Ah, ok, sì, li ho visti, li ho visti. Io posiziono il FLIR là sopra e poi clicco cerca. Vabbè, ma così non è che ti lasera lui, però. Lo fai te in automatico, così. Ma tu le coordinate le inserite, quelle che ti ha detto? Sì, 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 ma se non lo vede... E allora è veramente... Ma teoricamente non dovrebbe dirmi delle coordinate, cioè mi dovrebbe dare un'area il codice più o meno orientativa e poi lo trova lui. Per me ci sono problemi dopo l'ultimo aggiornamento. Abbiamo provato... Io sbaglio la procedura perché l'abbiamo fatto prima con... Se lo faccio in single player, in una missione, va bene. Ma se lo fai online, non ti risulta mai. Per me è un bug, vedrai. No, no, l'abbiamo fatto prima con... Siete riusciti? Con loro, sì, sì. Come avete fatto? Che magari sto sbagliando io. Erano già delle coordinate già preimpostate, però. No. O al volo. Il laserava come il JTAC, l'abbiamo fatto qua. Lui le prendeva col targeting pod e poi ve le dettava. Sì. Giusto. Okay. È strano allora. Dovresti riuscire anche adesso. Sì. Ma sono tutte distrutte, c'è solo un'antenna qui. Robby, stai facendo diretta a te, che vengo a vederti, perché tanto la mia connessione va e viene. Salto di 671. Ma è servito messo... qua. Vengo a vederti, Robby, dove sei? L'obiettivo, sto inquadrando l'obiettivo. Oh, ok. Però non vedo i serbatoi. È lì rimasto poco, sei su Podi, giusto, Robby? Sì. È rimasto poco là. Quello l'ho affondato io con due gesso. Stringi, stringi la telecamera, lì non trovi niente. Più verso nord hanno detto che c'era qualcosa sulla costa. Niente, studiarmi la procedura, va bene. Niente, il FLIR non mi trova niente. Niente. No, ma ho già staccato perché nel tempo le nuvole, le cose, non sono riuscito a beccare più niente, sono sceso. E ora li lancio i due Maverick che c'ho e chiamo un cap nemico così per movimentare la... No, non lo chiamo.
che prende il 14. Robby, vai verso la costa, Robby. Fa un po' tutto, è un po' come il 18. E non lo so, beh, dipende. Se lo sai portare anche. Robby, molla Podi, non c'è più niente là. Aspetta, è rimasto qualcosa su Podi? Sto cercando. Vai sulla costa e vai a nord. Per scattare qualche trigger, magari scattano qualche su 20, qualche 29, qualche 30. Beh, tanto io sto andando verso su, quindi può essere che lo faccia scattare io, eh. Di là mi sa che scatta qualcosa. Mannaggia la mia collezione, la mia connessione veramente mi fa incavolare con quella che la pago. Guarda Robby, oh, fa il tosaerba lui. Prima o poi qualcosa la becco. Sì, ma così sei basso ti beccano anche a loro. Ecco, hai visto che l'ho beccata una cosa? Vediamo con l'F10 cosa c'è. Però se puoi segnare una cosa rossa ancora. Sì, ma è poco niente, vai verso nord. E dove devo arrivare? Cavolo, cosa c'hai te dei Maverick? Sì. Giusto. Vai sulle navi, ci arrivi col carburante. Sì. E le vedi il sommergibile? Lo vedo. Okay. Vado a vedere, mi sembra che col carburante non ci arrivi, eh. Sono 120 miglia nautiche. Ehi ragazzo. Io mi vado sulla porta aerei. E fai rifornimento. 286. Bravo. E poi vai per il sommergibile, Robby. Vai con gli harpoon. No. No, con gli harpoon non l'ho messo il sommergibile. L'ho beccato io. L'ho beccato io con gli harpoon. Ho tirato i 6-7. E sono, hanno fatto tutti la stessa identica cosa. A un metro di distanza sono caduti. Io a tempi migliori ho fatto fuori le due navi, quelle di fronte, e poi ho beccato il sommergibile. O forse con gli zuni gli sono arrivato sopra, addirittura, con i rocket. Sì, così è facile, diciamo. È facile, devi arrivargli sopra e beccare. È così come ho fatto io dopo, con i Maverick. Io ci sto provando con i Maverick ora. Con i Maverick gliel'ho messo proprio dentro il portellone. Cioè, no. Gliel'hai accompagnato proprio. Sì. Ok, due camicia. Ragazzi, vi devo salutare. Ecco. Ciao. Ciao domani. Ciao. Ciao. Vai, Robby. Ciao Robby. Torno a riarmare sulla porta aerea. Voi andate a mangiare un altro. Che già in volo la Yakushe, la porta aerea, la Kilo. Dio, cosa hai preso? La 10. Andiamo, armi. Chi sta seguendo la Formula 1? Bottas quarto. Ma dovrebbe essere finita.
E io sto ancora guardando. Minchia, l'osso, decimo, undicesimo. Ferrari, come... quante botte stanno prendendo? Leclerc, settimo, Sainz, ottavo. Ottimo. Ma è che hanno più tre secondi di differenza. Sì, vabbè, sono tantissimi. Quest'anno è come l'anno scorso. Leclerc può metterci tutto quello che vuole, ma se non ha la macchina. Se non ha la macchina, infatti. Sono 24 per chiarire che non ce n'è. Non ce n'è. Raga, io vado a mangiarmi qualcosa, voi? A tutte quante. Ciao, ciao ragazzi, ciao.
Eccomi. Sì, e continuiamo a sparare sulla cenere, tra parentesi, non si sa mai. Metti caso che è rimasto qualcuno vivo. Napalm, Napalm, prendiamo Napalm. Era un bel po' lontano dalla porta aerea, eh? Porca giuda. Io sto a 300 nodi, però, cioè, non penso che la porta aerea raggiunga quelle velocità. In discesa con vento a favore, potrebbe farci. Sì, io devo fare una pausa di 10 minuti, un quarto d'ora, che ho i dolcini, le pastarelle che sono andato a comprare stamattina con tanto amore. Sì, ma quello qua, là non posso dire un romano, però sto forte sulla carbonara. La matriciana carbonara, vabbè, la sulla carbonara e metto quello che c'ho qua, mi ucciderai, però aia, parti malissimo, lo so. E la guanciale fuoco medio basso, giusto a farlo squagliare. Nel frattempo metto lascio fare al guanciale, tanto c'è tanto di quel grasso. Nel frattempo metto la pentola dell'acqua, così nel frattempo fa, perché perché quella mi detta i tempi. Poi uova, qua di solito faccio uno intero base e poi un tuorlo per persona. Questo è il miracolo. Solo tuorlo. Sì, però sai cos'è? A cucinarlo per due persone, due rossi e basta. Vabbè. È un attimo che sto pensando, nel frattempo la sto facendo nella mia testa, che io purtroppo la memoria. Sale, pepe, il pezzettino se ce l'ho, e dentro le uova, dentro la coppetta. Faccio sale, pepe, pecorino se ce l'ho, anche lì a seconda di quanto è salato, perché il problema è che se è troppo salato poi mi ammazza. Non metto il sale al massimo, giri, ma velocemente con una forchetta, importante. Poi vabbè, cali la pasta, nel frattempo il guanciale, se si è sciolto, non lo faccio bruciare che sennò diventa amaro. La pasta la metto nella pentola con l'acqua, poi una volta finito. Allora, se ho la coppa giusta, faccio tutto nella coppa, quindi metto l'uovo, metto la pasta, giro, poi metto il guanciale col suo olio, che nel frattempo, col suo grasso che nel frattempo ho fatto scaldare. No, io faccio tutto quanto fuori fuoco, quindi prendo la pasta, la butto nella coppa che ho fatto. Non la faccio. Sono partiti i MiG-29. Comunque ci sono 29, sì. Che avete visto? Sto decollando io. TR-80. Mentre pensate alla pasta. Ehi, forse c'ho un po'. Qui ci fanno un colabrodo. Forse c'ho carburante per arrivare ai 29. Io sto decollando.
gli vado a dare 4 pattine. Allora, F1, punto pilota, toglie il capo. Come fai la risottatura alla pasta, scusa? Si mette nella pentola dove hai fatto il guanciale. Ah, vedi? Questa è una cosa che non avevo. No, è una domanda, non sono sicuro di questa cosa. Va bene, va bene. No, devi saperlo fare pure sotto pressione, cioè. Davvero romano. Davvero romano dovresti farla sotto pressione. Cioè. Metti caso che stai in nave durante un bombardamento, ti chiedono una carbonara, tu che fai? Dici no, aspetta, che devo vedere. Allora. Aria. 4, 4 in serie. Sono altissimi, 35.000. Minchia. Ah no, alcuni sono bassissimi, solo uno a 35. Ce n'è uno sotto i 1000. Vediamo se riesco a beccare quello che sto a una quota. Ecco, già mi è agganciato. Io spero che questo sia nemico. Oggi il DFF è un po' ritardato. Sì che non... Flash on. Un altro non lo vedo. Ancora un altro. Questo sì, tu scusa, ti ho agganciato io. Mi hanno preso. Invece no, l'ho schivato. Che culo. E invece mi hanno preso. Peccato. Mi dà in range sto cacchio di Maverick e però il MAV ce l'ho barrato. Hai messo air to ground a D? Sì. Che Maverick stai usando? Quelli e laser. Ok. LTD sulla destra è attivo? È attivato. Sì. E l'LST? Pure. Fai una diretta, così vedo se ti aiuto io. Tanto. Vabbè, aspetta, tanto. A meno che non sia troppo lontano, no? Perché mi. Sì, tanto sto regalando amore a un MIG. Ah no. Armi, ne hai uno di fronte a te, prova 100 per 14 miglia. Altitudine 1000 piedi. Ah, pensavo stesse crollando nel nulla. Sta salendo piano piano, sta salendo 9 miglia. Que spesso me lo fa sto cosa. Box 3. Qua.
Sì, bravo, evita. Fox 3. Dietro di lui ce n'è un altro, Prua 95 per 20 miglia. Porca puttana, vaffanculo, ti lancio tutti i missili che c'ho. L'hai preso. Sì, splash. Ce n'è un altro, mi dicevi? Sì, davanti a te. Prua 95 per 13 miglia. Intanto un altro se la sta prendendo con la Wax. Cioè lo vedo io, ma non lo vede il cazzo del... Sta scendendo come in picchiata. Sì, sì. 6.000. Fox 1. 4.000. Fa le run. Boom. Flash. Bella. Sì, parliamo di... Ok. Sì. L'acqua con amido, quindi acqua di cottura. Ah, ok, sì. Ma non c'è il rischio che l'uovo coaguli troppo? Ok. Ci devo provare, tanto comunque la mangiamo spesso, quindi... Sì, perché poi io giro molto dopo, di solito. Alla fine, diciamo, si amalgama bene. Però il fatto della risottatura... Chi cazzo mi sta agganciando? Hai dei MIG... Chi sta vicino a dove stava il sottomarino? Io. Io l'ho fatto fuori. Sì, cioè... hai 4 MIG alla tua destra. Allora mi sa che mi conviene. Sono 10 miglia da te. Ragazzi, io vado almeno per ora, poi magari torno più tardi. Ciao. Senti, eventualmente